San Severino Boezio, cioè il celebre suo trattato della consolazione della filosofia. Della sua vita, anche da sposato, cercò di mettere pace tra i Goti e i Romani e convertì alla fede i Goti, ma cadde in disgrazia di Teodorico, re dei Goti. Allora fu arrestato, messo in prigione e lì ucciso. Siamo nel 475. Ma vorrei ricordare come francescano il San Giovanni da Capestrano. Era nato a Capestrano, vicino all'Aquila, nel 1386, da un barone tedesco, ma da madre abruzzese. Studente a Perugia, si laureò e divenne ottimo giurista, tanto che l'arcivescovo di Durazzo lo fece governatore di quella città. Ma, caduto prigioniero, decise di farsi francescano, diventando amico di San Bernardino e difendendolo quando, a causa della devozione del nome di Gesù, venne accusato di eresia. Anch'egli così prese come emblema il monogramma berdegnano di Cristo Re. E Papa lo aveva legato in Austria, in Baviera e in Polonia, dove si allargava sempre più la piaga degli ussiti. Era santo promosso l'unione degli armeni con Roma. Aveva 70 anni nel 1456, quando si trovò la battaglia di Belgrado investita dai turchi. Per 11 giorni e 11 notti non abbandonò mai il campo, ma 3 mesi dopo, il 23 ottobre, Giovanni moriva a Ilok, in Slavonia, oggi in Croazia. Vangelo prosegue con San Luca. Abbiamo finito il capitolo 12, iniziamo il capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 9. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a offrirgli, a riferirgli circa quei Galilei cui sangue Pilato aveva mescolato con quella dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercare i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno». Ma quegli rispose: «Padrone, lasciala ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. La necessità
della penitenza, o meglio conversione, si intreccia con la parabola del fico sterile. Gesù riporta prima due fatti di cronaca nera. Ricorda che Pilato aveva mescolato il sangue dei ribelli, degli zeloti, assieme al sangue dei sacrifici di animali nel Tempio. Poi un altro episodio di cronaca nera, che ai nostri giorni è quasi frequente, gli infortuni sul lavoro. Erano 18 operai. La casa che stavano costruendo, il ponteggio forse sbilenco, furono completamente seppelliti dalla torre che stavano costruendo. E ne dà una conseguenza. Quando succedono queste cose, dice il Signore, ecco, bisogna aprire bene le orecchie, quando succedono queste cose, pensate che chi ha questa disgrazia sia più colpevole di tutti gli altri uomini? Lo ripete due volte. E due volte dice, se non vi convertete, perirete tutti allo stesso modo. Dinanzi alla sua mente umana, divina, era chiaro che quello che sarebbe successo, la distruzione completa di Gerusalemme, che molti sarebbero periti. Ora, non tanto perché erano peccatori o avevano in brando l'alleanza col Signore Dio Padre, ma anche perché non avevano accettato l'invito di Gesù a cambiare mentalità, essere più sinceri, più coerenti. Allora il fico sterile si intreccia a questi due episodi. Il Signore incontra, dice, per la strada un padrone, il padrone di un terreno, incontra per la strada, incontra per la sua strada un fico e fuori tempo cerca i fichi. Mi sembra una cosa assurda. Come trovare i fichi in inverno? Non ne trovò. Allora maledisse il fico. Però l'operaio, il mezzato, stava lì, già abbi pietà, almeno un anno, lasciano stare, che io possa zapparci attorno e mettere il concime, e se non darà frutto, allora lo taglierai. Io non lo taglio. E la supplica che facciamo tante volte noi riguardo a quello che succede. Perché Dio, impersonato in Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, fatto uomo, dice che chi non ascolta la sua parola e non la mette in pratica andrà a finire male, non solo spiritualmente, eternamente, ma anche in questa vita. E non dando la colpa all'agricoltore, a Dio, delle disgrazie che ci capitano, ma dando colpa alla nostra irresponsabilità. Il Signore ci richiama alla responsabilità.
La nostra responsabilità è che, ascoltando la parola di Dio, che è il nostro maggior bene, la mettiamo in pratica. Alleluia. Alleluia, alleluia. La facciata della meditazione, cioè quindi l'ingresso, il mio ingresso, è sbilenco. Ma che ci volete fare? È artigianale. Tutto quello che abbiamo ascoltato si riduce a una parola sola: dare frutti. Il Signore ci ha consegnato la sua parola, cioè ci ha consegnato se stesso. Diceva un grande sacerdote, uno dei primi carismatici in Italia, diceva: quando saremo a giudizio, il padre dice: cosa avete fatto del mio figlio? Cosa avete fatto di Gesù, della sua parola? Cosa ne avete fatto? Io ve l'ho consegnato e voi non l'avete ascoltato. Perché, ecco, il Signore, quando ci chiama la sua sequela, e ci chiama tutti quelli che hanno la buona volontà di seguirlo, aderendo alla volontà divina, ci dà il potere di fare cose impossibili. E quel figo dare frutti in inverno è impossibile. Però il Signore insiste che vuole trovare frutti, anche quelli impossibili, perché Lui è il Dio dell'impossibile. Dato che è il Dio dell'impossibile, noi lo imploriamo, lo supplichiamo, che non cadiamo nella prova e che ci liberi dal male. Male interno, male esterno, male fisico, male spirituale, male morale, che ci liberi. Abbiamo bisogno della sua benedizione, quindi della sua stima e della sua fiducia. Il Signore sia con voi. Signore vi custodisca e vi protegga. Signore faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che soffrono terribilmente e orribilmente, per quelli che l'assistono, per gli altri che soffrono in altro modo, ricordando che per l'intercessione della Vergine Maria Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Severino Boezio, San Giovanni da Capestrano e tutti i santi e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, San Gabriele, San Raffaele, perché il Signore ci liberi da ogni male e non permetta che cadiamo nella tentazione. Amen. Alleluia.